passa, il tempo passa, guardi la vita come in un film. Tutto passa e scorre, il passato è già lì. Passa, il tempo passa, ti sembra inutile quello che fai. Tutto passa e scorre, il passato non basta più. Passa, il tempo passa, sui paesaggi sfregiati. Tutto passa e scorre, resta l'avidità. Solo avidità. E dov'è finito l'amore che costruiva la bellezza intorno a noi? Restano le parole a raccontare l'amore, ma si perdono i gesti di chi sapeva fare. Basteranno le parole a cambiare la realtà. Matita di fuoco è questo elemento che io utilizzo come veramente una matita nel disegnare questa immagine, che poi può essere questa, come può essere il viso, come può essere qualsiasi uccellino o altre forme. E io inizio in questo modo, riprendo prima gli occhi. Questo è il primo passo della realizzazione di questo ciletto, perché poi viene sbalzato e lavorato. Vedi? Questa è un'immagine, è una dea bendata, perché dopo che vi faccio le fusioni in ottone, poi gli metto una piccola rete, io la chiamo sbendata perché gli metto una, invece di mettere la benda metto una piccola rete, per cui la fortuna vede. Questo aspetto cerco di dare la massima visibilità alla fortuna, perché ne abbiamo tanto bisogno. E poi i passaggi sono questi, è una triglia fatta in questo modo che poi va fusa in ottone, c'è l'ottone o il rame messa nella parte superiore, e diventa questa forma, che sono degli uccellini che partono da lì e diventano, questi non sono ancora finiti, devono essere cesellati. Vedi, si vede un po' l'ala o la parte finale delle ali e della coda. L'inizio di tutto è questa stola, cioè noi proveniamo dalla preistoria e quei segni sono stati l'inizio di tutto il percorso che è fatto dall'uomo, quindi è un materiale diverso, non è ferro, è ottone, che adesso si è un po' annerito, ma dall'idea dell'importanza, quando viene lucidato poi sembra quasi oro, no?
e siamo legatissimi a questo primo essere salentino, chiamiamolo così, che ha, è riuscito a realizzare non soltanto le scene di caccia, ma addirittura l'astrattismo prima ancora che esistesse, quindi sono delle scene magiche rappresentate e dell'ingresso in questo laboratorio che continua a produrre quelle espressioni. Lì c'è la foglia di fico che copre il frutto, che è la serratura, e lì c'è un Pinocchio al quale sono legatissimo, che è il mio logo. Io sono un Pinocchio in assoluto, mi piace da morire, perché dico sempre quando lo comprano, scrivo la frasetta che mi piace ogni tanto interagire con gli oggetti, e gli scrivo: se tutti fossimo un po' bugiardi come Pinocchio, la vita sarebbe una gran bella favola. Non ho avuto maestri, io ho avuto solo la scuola, e una grande figura come insegnante, ecco perché io amo tanto le belle figure degli insegnanti, di alcuni insegnanti, perché il segno che mi ha lasciato questo Raffaele Spada, questo professore di figura del liceo artistico, poi mi ha consentito di fare questo. Ecco perché dico che molte volte la scuola serve, perché la teoria o l'emozionarsi nel fare qualcosa serve, perché poi quell'emozione ti può diventare materia. Ecco quando vi dicevo del piccolo puntino che diventa una cosa grande, è nato così. Giocando, facendo dei disegni per i fabbri, le letti, gli angeli dei cimiteri, queste forme qui, poi guardando e rubando, diciamo, quelle poche cose che poi il ferro ti consente di fare, che sono le saldature, le forgiature, le fusioni con il metallo, sono elementi che chiunque di noi può apprendere nell'arco di una settimana o di 20 giorni con la buona volontà. Però poi il discorso successivo è quello che se nessuno di noi ha qualcosa dentro non può assolutamente fare niente se non ripetere qualcosa che qualcun altro prima di lui ha fatto. Perché poi quando i maestri spariscono, logicamente non c'è nessuno, che gli allievi non ci sono, non ci saranno più. Ed è un grandissimo dispiacere, per esempio in una città come Lecce che è la patria del barocco, che le balaustre, c'è tutta una tradizione che poi sparisce anche il piacere della scultura, che è una cosa assurda. E le colpe, come al solito, non sono mai di nessuno, e però io sento dire che in accademia ci sono 3 ragazzi, nella scuola d'arte fanno tutt'altra cosa, la materia esiste, c'è, e intanto non viene lavorata, viene comprata, ed è un brutto elemento di riflessione, perché poi viene seppellita la creatività, viene cancellato il passato, non viene stimolato un piacere di realizzare delle forme in futuro che abbiano una contemporaneità. Io mi sforzo di fare questo, di prendere un pezzo di ferro e farlo diventare emozionale, cioè le persone che poi vedono l'oggetto, la cosa che in assoluto mi piace di più è che rivedono quell'emozione che io ho provato nel farlo. Restano le parole a raccontare l'amore, ma si perdono i gesti di chi sapeva fare. Basteranno le parole per cambiare la realtà, il vuoto e l'impotenza che sento dentro me.